domenica è sempre domenica, si sveglia la città con le campane. Platì, paese in festa, la terza domenica di agosto, festeggiamenti con banda per le strade del paese in onore di Maria Santissima di Loreto, la Madonna incoronata che campeggia all'interno della splendida chiesa che porta il suo nome, che si presenta sulla salita di un vicolo caratteristico, che si staglia alla fine di questo nel suo colore giallo con tanto di campanile e poi un accenno di portico addossato alla stessa facciata, in un periodo che sta diventando davvero tutto mariano, come d'altronde deve essere in un anno della misericordia molto importante. La fede ci divora come un fuoco, ha detto questa mattina, pensate, alle 5:30 durante la messa che è stata celebrata in spiaggia a Marina di Gioiosa Ionica in onore di un'altra Madonna, la Madonna del Carmine. Lo ha detto Don Rocco Agostino citando il profeta Isaia, che ricorda di aprire la nostra tenda, il nostro cuore alla speranza, sicuri che la nostra fiaccola sia proprio Cristo. E allora mantenere la nostra fede richiede lo sforzo di entrare attraverso la porta stretta del Vangelo, che è praticamente il significato profondo e il protagonista del Vangelo di oggi. Questo comporta una diversità e non il comodo, chiamiamolo, adeguamento a quello che fanno gli altri, cioè il Vangelo non deve essere l'ultima misura a cui appellarci, ma come la lettera agli ebrei, come appunto ci indica la lettera agli ebrei, dobbiamo imparare a guardare e superare il buio della nostra vita. Dunque il Vangelo non è severo, il Vangelo è autentico, è impegnativo. Non siamo più abituati alle difficoltà, ma per restare nella luce di Dio bisogna purtroppo faticare. Lo avevamo anticipato questo concetto con il Vangelo di qualche domenica fa, parlando di battaglia. Quindi passare per la porta stretta che il Vangelo di oggi ci indica è proprio la fatica. E poi vegliare, vegliare Maria non è un perdere le ore notturne come hanno fatto i cittadini di Marina di Gioiosa Ionica questa notte, non è un perdere le ore notturne, è come una nuova veglia pasquale, è come vegliare in attesa del Cristo risorto, è un ripetere praticamente ciò che ha fatto lei fiduciosa della risurrezione di suo figlio. Lei, la Madonna, donna della risurrezione e della Pasqua. E allora la Pasqua che cos'è? La Pasqua è il giorno del Signore, la Pasqua è la domenica, oggi è domenica e domenica in piazza ritorna ancora una volta, e questa volta lo fa dalle strade di Platì. Maria dunque ravviva in noi questa fede, non ci distrae assolutamente da essa, ci avvicina al Figlio, e questa diocesi, la nostra, di Locri-Gerace, da dove trasmettiamo in questa circostanza, poi è prettamente mariana e deve farsi guidare da lei. Stare attenti dunque a non far prevalere l'esteriore, perché la fede mariana non deve essere una manifestazione folcloristica, la fede mariana deve essere qualcosa di concreto, perché noi dobbiamo tanto alla Madonna questo grande dono. Dobbiamo invocare soprattutto in questo anno della misericordia una donna che ci ha donato prima di tutto Gesù, che tuttora ci può aiutare. Dunque non solo Elisabetta è destinata a gioire alla sua presenza, ma anche noi. Affidiamoci dunque a Maria, è il messaggio che ritorna in questa terza domenica di agosto. Affidiamoci per quello che ci veniva chiesto addirittura lo scorso venerdì: amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore. È qualcosa di difficile, ritornerà a ribadirlo nei suoi concetti domenicali padre Gianfranco dei missionari della Consolata, parroco di Platì dal 2011, dopo essere stato in giro per il mondo e coadiuvato da padre Aldo dei Passionisti. Qui a Platì ci sono anche le suore della Divina Misericordia, suore che lavorano qui da tantissimi anni. Padre Aldo diceva: io ero piccolino e ricordo il loro lavoro. Poi opera anche padre Daniel, mentre il coro che sentite in sottofondo è il coro Maria Santissima di Loreto. Quindi
Tutte le denominazioni oggi riportano proprio a questa Madonna incoronata in oro con il capo leggermente proteso verso la sua destra, il bambino lo tiene alla sinistra, la mano destra è rivolta quasi in forma di Padre Nostro, in basso però ad accogliere i suoi fedeli. Convocati da Dio che famiglia, Padre, Figlio e Spirito Santo, accompagnati da Maria che ci insegna il cammino della tenerezza, della misericordia, della famiglia. Vogliamo vivere questa festa, la nostra festa, la festa della nostra comunità con gioia e pregare perché Maria ci insegni quei cammini di fede, di ascolto e di mettere in pratica la sua parola. Con gioia iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. È bello ritrovarsi per fare festa e ogni domenica facciamo festa e ci avviciniamo al Signore così come siamo, con le nostre fragilità, con le nostre fatiche, ma anche con la gioia di sapere che Dio ci dà le cose belle. Il dono della famiglia, il dono della comunità. Mettiamoci in presenza del Signore e affidiamoci alla sua misericordia, chiediamo con umiltà perdono e che Lui rinnovi in noi il dono del nostro battesimo. Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Quel vegliare Maria non è un perdere le ore notturne, ma come una nuova veglia pasquale, non sono mie parole, ma quelle del vescovo della diocesi di Locri-Gerace, Francesco Oliva, durante una messa celebrata ieri sera intorno alle ore 20. Anche lui si è soffermato dunque sul valore importante della figura della Madonna. Ogni celebrazione eucaristica è un invito a nozze per fare festa al Signore Gesù, ecco perché ci ritroviamo ogni domenica. In cambio ci viene chiesto solo il cuore, né soldi né altro. Ogni celebrazione è come un abito da indossare. Questa è la parabola invece di giovedì, perché abbiamo alle spalle una settimana ricca di significati, come sempre. Quella di giovedì parlava di un invito prima e di un giudizio dopo. Il Signore che passa in rassegna noi tutti per vedere appunto
che abito indossiamo. Molti sono i chiamati, pochi poi gli eletti. Quindi quella bella figura che teniamo a fare esteriormente molto spesso non è alla stregua di quella interiore, di cui invece dovremmo preoccuparci molto di più. Gli ultimi saranno i primi, ancora in settimana un altro monito, i primi saranno ultimi. Voi mi avete dato uno, io vi restituisco 100, ci ha detto in questi giorni di novena per Platì il Signore attraverso le sue parabole. Ha agito secondo giustizia, la giustizia sta appunto nella parabola di qualche giorno fa, in quelle figure che si erano messe d'accordo per un denaro, mentre loro erano incapaci invece di gioire per i loro fratelli, riusciti ad ottenere quanto loro pur avendo lavorato di meno e quindi non avendo accettato la giustizia che appunto il padrone aveva voluto fare in quella parabola. Invidiosi della bontà del padrone. E allora in questo caso l'omelia ha voluto metterci davanti a delle situazioni che noi ritroviamo nella vita quotidiana oggigiorno, cioè il fatto di non avere un Dio che calcola davanti a noi o che privilegia alcuni a dispetto di altri. Anche noi purtroppo ragioniamo così spesso d'invidia. Che chiami tutti gli uomini per la porta stretta della croce al banchetto pasquale della vita nuova. Concedi a noi la forza del tuo spirito perché unendoci al sacrificio del tuo figlio gustiamo il frutto della vera libertà e la gioia del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore, io verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue, essi verranno e vedranno la mia gloria. Io porrò in essi un segno e manderò i loro superstiti alle popolazioni di Tarsis, Put, Lud, Mesec, Ross, Tubal e Ivan, alle isole lontane che non hanno udito parlare di me e non hanno visto la mia gloria. Essi annunceranno la mia gloria alle genti, li condurranno tutti i vostri fratelli da tutte le genti come offerta al Signore, su cavalli, su carri, su portantini, su muli, su dromedari, al mio santo monte di Gerusalemme, dice il Signore. Come i figli di Israele portano l'offerta in vasi puri nel Tempio del Signore. Anche tra di loro mi prenderò sacerdoti leviti, dice il Signore. Parola di Dio. Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore. Genti tutte, lodate il Signore. Popoli tutti, cantate la sua lode. Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura per sempre. Dalla lettera agli Ebrei. Fratelli, avete già dimenticato l'esortazione a voi rivolta come a figli? Figlio mio, non disprezzare la correzione del Signore e non ti perdere d'animo quando sei ripreso da Lui, perché il Signore corregge colui che Egli ama e percuote chiunque riconosce come figlio. E per la vostra correzione che voi soffrite, Dio vi tratta come figli. E qual è il figlio che non viene corretto dal padre? Certo, sul momento ogni correzione non sembra causa di gioia, ma di tristezza. Dopo però
arreca un frutto di pace e di giustizia a quelli che per mezzo suo sono stati addestrati. Perciò rinfrancate le mani inerti e le ginocchia fiacche e camminate diritti con i vostri piedi, perché il piede che zoppica non abbia a stoppiarsi, ma piuttosto a guarire. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori, comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete. Allontanatevi da me, voi tutti, operatori di giustizia. Là ci sarà pianto e stridori di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione a mezzogiorno, e siederanno a mensa nella casa di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno i primi, vi sono i primi che saranno ultimi. Parola del Signore. Thank you.
alleluia, alleluia. Bene, prima di tutto buona festa a tutti, è la nostra festa ed è una festa speciale. E la celebriamo anche in questo momento perché è un momento speciale. Speciale perché, come ci ricorda la prima lettura, dice il Signore: verrò a radunare tutte le genti e tutte le lingue. Per che cosa? Vedranno la mia gloria. Anche questo tempo, gente che viene da dove? Dall'Australia, dalla Germania, da Milano, da Torino, dalla Francia, è un momento di comunione. Il Signore direbbe: beh, però voglio che vengano tutti, anche quelli che non sono strettamente della nostra famiglia. Ecco, il sogno di Dio è proprio questo, essere una cosa sola. E la lettura ci aiutano anche a vivere questa dimensione mariana. Vorrei che di questa prima lettura ci soffermassimo soprattutto su questa frase che il profeta Isaia ricorda. Dice così il profeta Isaia: essi annunceranno la mia gloria alle genti. Essi annunceranno la mia gloria alle genti. Siamo invitati quindi ad annunciare questa gloria alle genti. Ma cos'è la gloria di Dio? Pensiamoci un po', che cos'è questa gloria di Dio? È qualcosa di spettacolare, una corona d'oro, una nube che vola o chissà che cosa? La gloria di Dio, come dice Sant'Ireneo, è l'uomo vivente. Quindi possiamo dire che la comunità, voi, noi siamo la gloria di Dio. Certamente, dice il Vangelo di Giovanni, lì dove c'è amore c'è Dio. Non possiamo essere gloria di Dio se siamo divisi, se fra di noi non siamo famiglia, se fra di noi non siamo comunità. Ecco quindi il senso anche di questa novena che abbiamo celebrato, per riconciliarci, per rimetterci in cammino, con fatica, con umiltà, per sentirci che siamo popolo di Dio. Essi annunceranno la mia gloria alle genti. E se davvero la gloria di Dio è l'uomo vivente, Maria, in modo speciale lei diventa la gloria di Dio, perché diventa colei che è la prima discepola, colei che ha saputo dire sì, sì al Signore, sì alla vita, sì a servire gli altri, sì a mettersi in cammino. Una Maria che è stata sempre attenta. Ecco, possiamo dire una Maria, la Madonna, una donna estroversa, non introversa, non che si guarda al suo ombelico, ma che guarda gli altri, che ascolta il passaggio di Dio nella sua vita. E Maria, tu, sono qui, disposta, si faccia in me secondo la tua volontà, ma attenta anche quando sente che la sua cugina Elisabetta ha bisogno di lei, subito, in fretta, con gioia, va a mettersi, sono qui al tuo servizio, e rimane lì finché Elisabetta partorisce. Una Maria che è attenta. Ecco come diventa gloria di Dio. Quando siamo attenti agli altri, a quella comunione, a quella comunità. Non possiamo vivere distratti. Credo che non ci sia esperienza più brutta che qualcuno si possa sentire solo. Sono stato ammalato, nessuno è venuto a visitarmi. Avevo dei problemi, nessuno mi ha chiesto come stavo. Non è così che si diventa gloria di Dio. Per questo anche Gesù ci insegna proprio quel cammino. Lui che era Dio si è fatto come noi in tutto, eccetto che nel peccato, eccetto che nel peccato. Quasi per indicarci qual è la vostra bellezza, qual è la vostra gioia, qual è la vostra gloria? È il vostro cuore, quello che voi siete, non quello che voi avete. Non quello che voi avete. E noi a volte facciamo fatica,
perché questo mondo sembra che ci abitui a vivere delle cose, no? Tu sarai una persona importante se compri questo, se hai quest'altro, se vesti così, se vesti colà. E si dice no, non seguite questo, non seguite questi maestri. Per questo ogni tanto ci vuole anche quello che diceva la lettera agli ebrei, un po' di correzione. Non ti stai allontanando dalle cose importanti della vita? Non ti stai perdendo? Non ti stai stancando? Non ti puoi stancare nel fare il bene, non ti puoi stancare della famiglia, non ti puoi stancare. E a volte è facile stancarsi, soprattutto quando uno vive il dono della gratuità. Ho fatto tante cose e alla fine mi hanno anche insultato. A volte può succedere, è un po' anche il mistero della croce. Ma noi facciamo le cose non per essere applauditi, ma per fare la volontà del Signore. Di nuovo Maria ci ricorda questo, anche lei ai piedi della croce continua ad essere fedele a quel suo figlio, a quel Dio a cui ha detto sì, sapendo che il suo sì è più forte anche della morte, che in quel sì c'è tutta la fede, quella fede che Dio gli ha dato, quella fede che aspetta la vita, il dono della resurrezione, perché Maria è sicura che i doni che dà il Signore non sono doni che finiscono, ma sono doni che sono per sempre. E se Dio ci ha dato la vita, quella vita deve essere per sempre. Ecco la fede di Maria, ecco la sua forza. Non è la forza nel richiedere gli applausi, ma è la forza di sapere che Dio non ci abbandona mai. Anzi, ci corregge, perché noi siamo suoi figli e ci invita a vivere, come ci ricorda questa seconda lettura, a vivere nella pace e nella giustizia. Hai pace nel tuo cuore? C'è giustizia nei tuoi gesti? Allora sì, sei figlio di Dio. La pace e la giustizia sono ciò che caratterizzano la vita di colui che è figlio di Dio. Vorrei anche avvicinarmi a questo Vangelo, è così bello e così interessante, questo sforzatevi di entrare per la porta stretta. Potremmo dire, il Signore ci invita a metterci a dieta. Qualcuno un po' più robusto, come me, farebbe fatica. Non è quella la porta stretta. Il problema della dieta non è quello. Perché la cosa curiosa è proprio questa. Pensate un po'. Se sei solo, non ce la fai entrare per la porta. Solamente puoi entrare se prendi per mano gli altri. Anzi, più persone sono con te, è più facile entrare per quella porta. Solo insieme possiamo entrare. Se sei solo, il tuo cuore è troppo pesante, ci sono troppi sentimenti che ti allontanerebbero e ti impedirebbero di entrare per quella porta stretta. È la porta dell'amore, è la porta della comunione, è la porta dove tu devi entrare come Dio, e Dio è famiglia, Padre, Figlio e Spirito Santo. Questo è il nostro impegno. E mi piacerebbe davvero che questa novena che abbiamo celebrato e questa festa e quello che vivremo oggi, anche fra i balli, anche fra la tarantella, anche fra il mangiare insieme, anche fra il divertirci, anche fra un bicchiere di birra, che proprio sia segno di quel desiderio di camminare insieme. Questa è la nostra bellezza. Molte volte dicono che siamo brutti, peggio per loro. Soltanto quando uno si avvicina alla nostra comunità impara a vedere anche quella bellezza. Certamente non siamo perfetti, ma chi è perfetto in questo mondo? Anche noi siamo in cammino, per questo ogni domenica celebriamo l'Eucaristia, per questo ogni anno facciamo la festa, perché Signore abbiamo bisogno di Te. Anche noi vogliamo essere quella gloria di Dio, quel vivere nella pace e nella giustizia. E quanta fatica facciamo, quante difficoltà incontriamo. Però questo è il nostro cammino. Vogliamo essere belli di quella bellezza che salva il mondo, quella bellezza che ci dà la possibilità di vivere in comunità, in famiglia. Questo è il dono che voglio chiedere oggi alla Madonna, chiedere al Signore, alla Madonna di Loreto, alla Madonna della casa, che ci ricorda che nella casa ci devono stare tutti, nessuno può rimanere fuori. Nessuno può rimanere fuori. Ecco che sia una casa accogliente, una casa dove si vive in pace,
dove tutti si mettono a servizio, dove tutti vivono con gioia, dove tutti sperimentano che siamo chiamati ad essere la gloria di Dio. Che Maria sia quella maestra che ci accompagni, perché possiamo sempre vivere quello che il Signore ci dirà. Soltanto così entreremo in quella porta stretta, perché la nostra vita non sarà insignificante, ma sarà densa di umanità, densa di pace, densa di riconciliazione, sarà piena di santità. Che il Signore ci aiuti a superare tutti i nostri limiti, tutte le nostre mancanze, il nostro peccato, e ci aiuti a vivere nella pace e nella giustizia. Buona festa a tutti e che il Signore ci benedica. Rinnoviamo il dono del nostro battesimo con la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì, fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore non dimentica nessuno dei Suoi figli e vuole che tutti i popoli della terra siano salvi. Dimostriamo la nostra riconoscenza per il dono della salvezza e chiediamogli di aiutarci ad accoglierla. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, perché sia voce della parola di Dio, faro per gli uomini di buona volontà, annunciatrice della donata dal Padre. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. In questa ancora difficile congiuntura economica, tutti gli uomini di buona volontà si uniscano per lottare contro l'esclusione e l'indifferenza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i responsabili dell'economia e della politica, perché si mettano davvero a servizio di un'autentica giustizia sociale. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i nostri fratelli che soffrono per la fede, perché in questi tempi difficili non manchi loro la nostra solidarietà ed il nostro aiuto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità, perché in questo giubileo della misericordia impari a passare per la porta stretta del perdono reciproco e dell'amore donato senza limiti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Con queste letture che aprono il cuore a questa universalità, al sogno di Dio, che l'amore di Dio possa arrivare fino agli estremi confini della terra. Preghiamo per la Chiesa missionaria, preghiamo per tutti quegli uomini e donne che con coraggio annunciano il Vangelo anche in terre difficili, dove a volte non è permesso vivere e annunciare il Vangelo. Ricordiamo tanti missionari
che annuncia il Vangelo nel continente dell'Asia, dell'Africa, ma anche dell'America Latina in mezzo a tante difficoltà. E preghiamo anche per i missionari della nostra Europa, che anche lei pian piano sembra che si stia dimenticando del Signore, che si sta stancando del Signore. Ecco, perché possano ritrovare davvero quella gioia della vita, quella gioia dell'amore, quella gioia del Vangelo in Maria. Preghiamo. Per la pace nel mondo. Aleppo rappresenta quella realtà triste, che diciamo anche vergognosa. Oggi si annunciava che anche il fratellino di Omran, quello che è morto sulla spiaggia, anche lui è ucciso brutalmente, ha perso la vita. Sono i piccoli, sono i civili che perdono la vita in questa guerra assurda che non conclude a niente. Preghiamo per la pace, preghiamo perché i governanti si siedano e cerchino il bene comune, il bene per tutti. Ci sono alimenti, ci sono terre dove tutti possiamo vivere come fratelli e sorelle. Preghiamo. Per la nostra comunità, che in questo giorno di festa possa rinnovare la gioia del Vangelo, la gioia di quel battesimo che ha ricevuto. Preghiamo per i nostri fratelli e sorelle ammalati, per coloro che sono lontani, per coloro che sono in difficoltà, per quelle famiglie che fanno fatica, per i nostri fratelli in carcere, per tutti quelli che nel loro cuore sentono il peso della croce. Preghiamo. O Padre, che disponi per il nostro bene più di quanto osiamo chiedere e sperare, accogli l'umile espressione della nostra fede e donaci un cuore fiducioso e pronto ad accogliere l'immensità del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Padre, che ti sei acquistato una moltitudine di figli con l'unico e perfetto sacrificio del Cristo, concedi sempre alla tua Chiesa il dono dell'unità e della pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e ringraziarti, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola, celebrando la festa della Madonna di Loreto, e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto, nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo una sola voce l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione al nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Francesco, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricorda dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettila a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci dove parte la vita eterna. Insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù che prega in noi, illuminati da questa festa, illuminati dalla sapienza del Vangelo, da quell'invito a passare per la porta stretta, cantiamo la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace.
anche gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Quanto detto poc'anzi, riallacciandoci, possiamo concludere che il monito della settimana è stato quello che il Signore ragiona per bontà e non per meriti. Quando non si riesce a gioire per la gioia degli altri, allora è una cosa brutta. E Papa Francesco ribatte spesso su questo punto dicendo che noi una sorta di lamentela e di incapacità di gioire per i successi degli altri la facciamo nei confronti degli extracomunitari che secondo noi ci rubano il lavoro senza renderci conto che noi cristiani stiamo mormorando attorno a delle persone che qui da noi trovano lavoro fuggendo dunque da altre condizioni ben peggiori. E tante volte la nostra assenza dalle messe è dovuta proprio alla volontà di evitare di ascoltare questi moniti di un Vangelo che spesso è scomodo. Allora, durante la settimana è stata chiesta più bontà per una società che possa rivelarsi più umana. E quest'oggi, invece, di vegliare, ma anche di farci divorare da questa fede che richiede però un certo sacrificio. A proposito di sacrificio, l'ordine dei missionari della consolata di Padre Gianfranco è un ordine che comunque si rifà molto al sacrificio, alla povertà e ad un'azione molto difficile, l'evangelizzazione. Quindi partirebbe in realtà proprio da quei luoghi in cui non si conosce il Vangelo. E nella loro rivista, tra i tanti aspetti, viene posto quello sui diritti umani, la promozione, la difesa, l'esigibilità dei diritti umani, in un punto che è stato preso come riferimento, la Panamazzonia, e compresi anche il diritto alla vita, alla salute, al territorio, all'autodeterminazione, che sono stati messi proprio al centro di una scuola dei diritti umani che è stata promossa dalla rete ecclesiale panamazzonica. L'obiettivo è stato quello di formare dei leader di comunità ed operatori pastorali proprio in questo territorio. E per 5 settimane, tra aprile e maggio, addirittura 25 leader rappresentanti della popolazione di Bolivia, Brasile, Colombia, Ecuador, Perù hanno preso parte a questa iniziativa che si è realizzata a Quito, articolata lungo 3 direttive, la formazione, la raccolta di informazioni, l'incidenza nelle istanze internazionali. E questi partecipanti sono stati scelti proprio in base alla loro esperienza nella difesa dei diritti della popolazione e dell'ambiente. Quindi alle spalle o diciamo dietro le quinte delle nostre messe domenicali c'è tanto, tanto lavoro, come quello che sta facendo dal 2011 Padre Gianfranco, insieme a Padre Aldo, lo vedete in questo momento di comunione. Padre Aldo che peraltro è originario di Platì, risiedendo con i passionisti fuori dal territorio locale. La chiesa di Maria Santissima di Loreto è stata edificata alla fine del 700, ha subito numerosi danneggiamenti, per esempio l'alluvione del 1951, poi relativi restauri. Un ultimo restauro è stato quello del 2005, la notiamo in ingresso,
questa altissima navata con le laterali, almeno uno per parte, e un abside altrettanto luminoso accoglie crocifisso, vetrate e una splendida cupola. Quindi un momento ornamentale sobrio, delicato, di stucco bianco, che avvolge davvero anche questa splendida figura della Madonna che vediamo in sovrimpressione con il suo manto celeste e celestiale, i fiori che invece vanno ad arricchire il suo abito, dei simboli, oltre il Bambino Gesù ci sono i putti e poi anche una casa, quindi una simbologia diretta davvero alla famiglia, all'accoglienza, all'ascolto, al ritrovo e all'esigenza di una cristianità che parta soprattutto dalla famiglia. Non è l'unico monumento presente a Platì, la chiesa di Maria Santissima di Loreto, c'è la chiesa della Madonna del Rosario, detta anche di San Pasquale, dall'omonima via in cui si trova, edificata nel 1720, restaurata nei primi anni del 1900. Il monumento alle vittime dell'alluvione del 2009 è stato inaugurato quando vi era un commissario prefettizio in carica al tempo. Poi il monumento ai caduti platiesi delle due guerre mondiali. Ce ne sono più di uno. Il primo si trova all'inizio della via 24 Maggio ed è stato realizzato negli anni 70 dall'amministrazione comunale del tempo. L'altro invece è situato all'ingresso della stazione dei Carabinieri, lungo la via Roma, all'entrata del centro abitato. A proposito di Carabinieri, e fa riferimento, è collegato proprio a Platì, il generale dell'Arma dei Carabinieri Francesco Delfino, oltre al deputato Francesco Catanzariti, al giornalista e scrittore Antonio Delfino e all'arciprete e rettore del santuario di Polsi, Domenico Fera. Parliamo però del 1856, dovrebbe essere la data addirittura del decesso dell'arciprete stesso. Diamo la nostra Eucaristia, augurando a tutti una buona festa. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, la sua benedizione, e che questa benedizione raggiunga anche tutte quelle famiglie, tutte quelle persone che ci hanno accompagnato in questa Eucaristia per mezzo della televisione, vicini o lontani, che davvero la Madonna di Loreto, ecco, costruisca quella casa di accoglienza, di fraternità per tutti e ci accompagni per seguire Gesù che ci insegna quel cammino di pace e di giustizia. Preghiamo. Porta a compimento, Signore, l'opera redentrice della Tua misericordia, perché possiamo conformarci in tutto alla Tua volontà. Rendici forti e generosi nel Tuo amore, per Cristo nostro Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria di Loreto, il Signore sia con voi. Per intercessione di Maria vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita, andate in pace.
coro Maria Santissima di Loreto accompagna il commiato dei fedeli pronti a breve a lasciare la chiesa per recarsi all'esterno, dove lo spiazzo prepara già i tamburi e gli strumenti della banda. A questo commiato segue anche il mio. Alla fine di questa celebrazione eucaristica vi lascio in compagnia di Antonio Tassone e Pino Carella, prima però la scheda che ci illustra Platì. Domenica in piazza questa settimana è a Platì, un comune di 3.804 abitanti della città metropolitana di Reggio Calabria che si trova nel cuore della Locride. Platì è paese di matrice feudale fondato agli inizi del XVI secolo. Un documento contenuto presso l'archivio di Stato di Locri e relativo alle visite pastorali ne attesta l'esistenza già intorno alla metà del 1500 con il nome di Prati. Fu fondato sotto la signoria della famiglia Spinelli, nobili napoletani e principi di Cariati, che lo ottennero a seguito di concessione fatta dal re Ferdinando il Cattolico, che lo governarono fino all'eversione della feudalità tra il 1806 e il 1808. Caratterizzato da una suggestiva posizione geografico-montana, essendo incastonato in una maestosa vallata al centro dell'Aspromonte orientale, Platì è circondato da una selvaggia natura e retto da un'economia agricolo-pastorale con notevoli squilibri nella distribuzione della ricchezza e conseguente forte stratificazione sociale. La grande vallata su cui oggi poggia il centro cittadino si formò a causa del terremoto del 1638, mentre un secolo dopo, nel 1783, Platì fu quasi totalmente distrutta da un secondo evento sismico che sconvolse gran parte della Calabria. Dal 1806 al 1816 fece parte della provincia della Calabria ulteriore e nel 1809 fu istituito dai francesi come comune autonomo, includendo in esso anche il territorio di Cirella, fino ad allora frazione di Ardore. Fino al 1860 fece parte del distretto di Gerace. Nel settembre del 1861, nel territorio di Platì, vi fu un violento scontro tra la banda di briganti capeggiati da Ferdinando Mittica, ex ufficiale dell'esercito borbonico al quale si associarono i legittimisti del generale catalano José Bories e i piemontesi, con la vittoria di questi ultimi che uccisero il temibile brigante nei pressi di Natile dopo un lungo inseguimento. Siamo nel Novecento, altro cataclisma naturale che colpì il centro abitato fu il terremoto del 1908, che con epicentro tra Reggio e Messina ebbe una forza tale da causare danni ingenti anche sino a Platì. Il 18 ottobre 1951 il centro fu colpito dalla violenta alluvione che interessò l'Aspromonte orientale, causando la devastazione di parte del paese e la morte di 18 abitanti. All'indomani del tragico evento, l'allora presidente del Consiglio, Alcide De Gasperi, si recò in visita a Platì, assicurando una pronta risposta del governo al dissesto idrogeologico. L'alluvione determinò un esponenziale aumento dell'immigrazione, già iniziata a fine Ottocento, verso le Americhe, con migliaia di platiesi che raggiunsero Stati Uniti, Canada, Argentina, Australia e Nord Italia. Tra i monumenti e i luoghi di interesse più importanti, la chiesa della Madonna del Rosario, detta anche di San Pasquale, dall'omonima via in cui si trova, edificata nel 1720 e restaurata ai primi del 1900. La chiesa di Maria Santissima di Loreto, edificata alla fine del Settecento, che ha subito numerosi danneggiamenti, ad esempio nell'alluvione del 1951 e relativi restauri, da ultimo quello del 2005. Monumento alle vittime dell'alluvione, inaugurato nel 2009 dall'allora commissario prefettizio in carica. Monumento ai caduti platiesi delle due guerre mondiali. Il primo si trova all'inizio della via 24 Maggio ed è stato realizzato negli anni 70 dall'allora amministrazione comunale. L'altro è situato all'ingresso della stazione dei carabinieri lungo la via Roma, all'entrata del centro abitato. Il territorio comunale, tra i più vasti per estensione della provincia, comprende le frazioni di Lauro, Senoli, Gioppo e Cirella. Quest'ultima, la più popolosa tra le frazioni, è famosa per la suggestiva cascata dello Schioppo, con un salto di 30 metri a 360 metri sul livello del mare.
La terza domenica d'agosto si celebra la festa patronale in onore della Madonna d'Uritu, Maria Santissima di Loreto. La terza domenica di settembre la festa in onore di San Rocco. Tra i personaggi legati a Platì ricordiamo Domenico Fera, 1856 arciprete e rettore del santuario di Polsi, Francesco Delfino, 1936-2014 generale dell'Arma dei Carabinieri, Francesco Catanzariti, 1933 deputato e sindacalista, Antonio Delfino, 1934-2008 giornalista e scrittore. Tra i gemellaggi, quello di Fairfield, sobborgo di Sydney in Australia, da evidenziare, mentre per lo sport, infine, il calcio, che è l'unico sport praticato a Platì. Nel 2007 la squadra, pur non disponendo di un campo di calcio dove allenarsi, ha vinto il campionato di terza categoria giocando a San Luca, classificandosi prima in classifica e disputando l'anno seguente il campionato di seconda categoria. Attualmente non c'è nessuna squadra di calcio. Domenica. Ognuno appena si risveglierà. Buongiorno, buona domenica da Platì, domenica in piazza per questa puntata eccezionale dedicata. Aspettiamo. Woo-hoo!
Buongiorno, buona domenica qui da Platì. Abbiamo ascoltato la banda di Samo, la banda musicale di Samo, che con le sue note ha allietato anche per i nostri telespettatori, i telespettatori di Domenica in Piazza, questa nuova puntata che stiamo realizzando qui dal centro Aspromontano. È la Madonna, il giorno della celebrazione della festa della Madonna di Loreto, a Madonna d'Uritu, come viene tradizionalmente qui chiamata dagli abitanti del posto, una giornata importante che poi si culminerà con la processione della serata. Insieme a me il collega Pino Carella, buona domenica Pino. Buona domenica a te, buona domenica a tutti voi amici telespettatori, scusateci anche il gesto un pochino di stizza, ma avevamo concordato una scaletta diversa, quindi dovevano aspettare il nostro via. Comunque avete apprezzato sicuramente le note della banda di Samo e adesso, prima di cominciare la puntata, andiamo a vedere chi ci ha dato una mano. Andiamo subito in regia, facciamoci un giro per Platì e il suo Interland. Cominciamo il nostro giro con l'azienda agricola Perre Domenico. Si trova a Bovalino come punto vendita, ma tutto a chilometro zero. Adesso andremo appunto a vedere nel dettaglio ancora immagini del punto vendita di Bovalino, dove troverete di tutto, dai salumi alla carne fresca, così come all'ortofrutta, vedete anche caseificio, allevamenti davvero in loco. Ecco, appunto, l'azienda si contraddistingue per questo, perché gli animali vivono proprio lo stato brado, e non solo carne assolutamente genuina, perché mangiano il pasto, quello che dà appunto la natura, ovini, caprini e ovviamente anche bovini, ma tanto altro. Adesso nel dettaglio andremo a scoprire cos'è in realtà Perre. Perre è una grande realtà territoriale che dà tutto al prodotto importante e imponente, così come è stato concepito, o cioè direttamente dalla terra al consumatore. Ancora altro tipo di carne che si può comprare da loro direttamente, vedete, dalla terra. E poi anche gli ortaggi vengono fatti in sede, proprio nei terreni adiacenti a Platì, pomodoro e quant'altro. Si trova all'interno delle serre, che poi potrete apprezzare della loro fragranza e genuinità nel loro punto vendita, appunto, quando vengono poi distribuiti. L'azienda agricola Perre si contraddistingue appunto per questo, perché è tutto così, tutto naturale, niente in allevamento, e tutto viene poi smerciato in maniera freschissima, come questa ricotta appena fatta. Poi il formaggio, che verrà stagionato oppure venduto così fresco, primo latte e altro, vedete, fase di stagionatura, che da Perre troverete appunto formaggio per tutte le stagioni. Anche qui fase di stagionatura per avere poi il prodotto questo finito, vedete, direttamente sulla vostra tavola. E poi la carne viene trasformata, e non solo, anche venduta così fresca. Questa è la stagionatura delle salsicce, oppure quelle che devono essere poi vendute al banco. Questa è la visione del banco assolutamente assortito, che trovate in via 24 Maggio, in quel di Bovalino, nel punto vendita che vi dicevo prima. L'azienda agricola Perre, dalla terra direttamente a tavola. Ecco, ancora qualcosa di sfizioso che trovate solo da loro. Anche qui grande assortimento per un regalo speciale, oppure direttamente per la vostra tavola. Ecco, Perre, col cuore, davvero. E poi l'assortimento classico, quello che è l'approvvigionamento di un supermercato, cioè i salumi, ortofrutta e tanto altro. Ecco l'esposizione grandiosa che trovate all'esterno e all'interno. Questo è l'esterno, dove potete comprare davvero di tutto in genuinità e a prezzi davvero contenuti. Giornata dedicata alla Madonna di Loreto qui a Platì, e noi andiamo in un'altra azienda. Questa azienda si chiama Agropic di Perre Francesco, siamo a Cirella di Platì, anche qui direttamente dal produttore al consumatore, tutto come si faceva un tempo. Sì, proprio quello, il famoso pomodoro calabrese o ciliegino, chiamatelo come volete, ma è pur sempre un pomodoro che va direttamente in queste bottiglie, solo pomodoro e sale, pensate un po', bollito come facevano le nostre mamme e le nostre nonne.
e oltre a ciò tantissimi altri prodotti come le bombe di sapori, melanzane sott'olio e poi le marmellate, anche quella di bergamotto. Questa giardiniera, prodotti che si presentano bene ma sono assolutamente buoni e genuini, tutti da assaggiare. Ancora trito di peperoncino, le classiche bombe calabresi che a tavola non devono mancare mai. Altro giro in questo assortimento grandioso che trovate in tutti i supermercati di zona: Agropic a Cirella di Platì, e c'è un altro fiore all'occhiello che contraddistingue questa azienda che da qui a poco vi faremo vedere. Ancora marmellata di cipolle, tanti altri prodotti che hanno veramente un'incartatura lodevole, ma soprattutto la loro genuinità. Salsa ciliegino, dicevo, calabrese, detto usiccagno, salsa casereccia, coltivato nelle colline di Cirella di Platì, che avete visto prima. Da lì parte questa filiera che arriva direttamente al vostro supermercato. Passato di pomodoro, produzione calabrese, direttamente praticamente da fare un sughetto. Ecco, vi dicevo, l'altro fiore all'occhiello è il bergamotto. Bergamotto ormai l'oro verde, definito così, o giallo come preferite, ha un colore un po' particolare, ma soprattutto è quello che fa bene alla nostra salute. Abbassa il colesterolo anche in formati diversi, in percentuali diversi, come in questo tipo più dolce, questo con acqua e zucchero un po' più allungato. E la vita di Platì, come ogni giorno. La filiera del pane ha contraddistinto Platì a lungo e per molto tempo. Siamo ancora nella frazione Cirella, altro panificio che è bene ricordare per il prodotto che riesce a fare e soprattutto ad esportare. È un'azienda importante perché riesce a fare il pane come si faceva un tempo. Si chiama Dolce e Salato di Romeo Luciano. Ecco il pane appena sfornato, caldo e fragrante, pane che dura anche una settimana, attenzione a casa, perché anche della sua, come dire, tostatura, della bruschetta, è davvero molto apprezzabile. Un mondo davvero fatto di pane in questa filiera straordinaria, dove il pane la fa la padrona. Sì, Carella, e mollati anche in questo. Ecco qua, un'affettatura, magari ci facciamo anche l'assaggio così com'è. Beh, ne vale la pena, perché il pane è particolare, vedete? Buono, soffice. Eh sì, che faccio? Mo mangio? Eh sì, com'è? Eh beh, è buono. Friselle, altro ed altro ovviamente, ottime per un buon piatto col pomodoro. E ognuno appena si risveglierà. E sempre in diretta da Platì, siamo insieme al primo cittadino Rosario Sergi. Per la verità, se la troupe di Domenica in Piazza questa settimana è a Platì, lo deve anche in larga parte all'interessamento dell'amministrazione comunale, la nuova amministrazione comunale, perché Platì per tanti anni è stato commissariato, e abbiamo qui un rappresentante istituzionale con tanto di fascia tricolore che ci descriverà l'atmosfera che in questi giorni regna a Platì. Giorni di festa, la Madonna del Loreto, un appuntamento importante per tutta la comunità di Platì, ma non solo, perché sappiamo che c'è una folta anche rappresentanza di platiesi che vivono all'estero. Buongiorno a tutti, io ringrazio voi Telemia che avete con la vostra presenza oggi sul nostro territorio e avete dato veramente una bella rilevanza a questa che è la festa patronale, la festa per antonomasia. Io saluto tutti i nostri concittadini che anche oltreoceano, che ci stanno seguendo dall'Australia, dal Canada, dagli Stati Uniti d'America, che voi sapete benissimo che dopo l'alluvione del 51 c'è stata una forte immigrazione che ha svuotato di fatti il nostro paese, però tutti i nostri concittadini che sono all'estero hanno sempre nel cuore il loro Platì e naturalmente penso nel ricorrenza della festa patronale sicuramente sarà per loro un bellissimo, fortissimo piacere rivivere quei momenti della festa patronale. Noi siamo qui oggi dopo aver festeggiato il ritorno alla democrazia, siamo qui oggi in piazza ad rivivere questi momenti della festa patronale e grazie anche a tutte le associazioni presenti sul nostro territorio, la Proloco e le altre associazioni che si stanno organizzando, è stato possibile anche fare un programma molto ricco e molto vario. Avere 14 appuntamenti nel mese di agosto non è diciamo, una cosa usuale a Platì. Questo grazie al Comitato Festa diciamo che si è prodigato anche per riprendere
riprendere un attimino l'organizzazione delle attività civili è stata veramente una cosa molto importante. Riviviamo questi momenti veramente con una forte emozione e ringrazio tutti i concittadini di Platì che ieri hanno reso possibile, dopo tantissimo tempo, la chiusura del corso della via 24 Maggio, che è diventata isola pedonale. È stato veramente ieri sera un bel segnale per la popolazione di Platì, per l'opinione pubblica, in quanto si è riusciti veramente ad avere quel senso della festa e quel senso di comunità che ci contraddistingue. Assolutamente, e intanto anche i nostri complimenti, perché abbiamo visto una cittadina ordinata, pulita, con segnali importanti di cambiamento. Questo è una fase anche cruciale, perché sia all'inizio dell'amministrazione, di lavoro ci sarà tanto da fare. Io le chiederei, sindaco, i punti salienti su cui intenderà anche muoversi per il raggiungimento di obiettivi che a questo punto diventano fondamentali. Allora, il nostro obiettivo principale è riuscire ad avere una soddisfazione del servizio idrico per tutta la comunità. Fine il 31 di agosto scadrà il termine per la presentazione delle offerte per la realizzazione dell'acquedotto Senoli, che andrà a servire gran parte di quella frazione e anche a potenziare il servizio qua in Platì Centro. Quindi stiamo effettuando anche delle attività di censimento di fonti che da tantissimi anni non erogavano acqua all'interno del servizio idrico e che dopo tantissimi anni stiamo ripoponendo queste fonti e riqualificandole. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Naturalmente altro punto cruciale sarà la raccolta differenziata, che per adesso, per problemi di costi, stiamo centralizzando e stiamo seguendo con tantissima attenzione e tantissima veramente attenzione ed impegno anche la messa in sicurezza del fiume Ciancio, che riguarda, è veramente una priorità importante per la nostra comunità, perché il fiume Ciancio minaccia la sicurezza dei nostri cittadini. Ecco, una squadra giovane di assessori, ma anche una filiera, possiamo dire, di agroalimentare importante, perché c'è, oltre al famoso pane di Platì, anche quest'olio extravergine, che è caratteristico dal profumo, ecco, intenso, fruttato, e poi anche altri prodotti che abbiamo visto anche grazie alla realizzazione di contributi che abbiamo fatto con la nostra truppa anche nella popolosa contrada Cirella di Platì, altre zone tipo Senoli, per la verità una comunità che si è stretta assieme a noi per far sì che le telecamere di Telemia fossero presenti quest'oggi qui a Platì. Difatti noi ringraziamo tutte queste aziende, tutte queste attività che sono la spina dorsale dell'economia di questa nostra comunità. Difatti anche nella nostra amministrazione sono presenti tantissimi imprenditori e voglio ringraziare ovviamente tutte queste attività che hanno dato il contributo anche alla realizzazione di questa trasmissione oggi. Che dire, noi il giorno 28 completeremo tutto il calendario degli eventi con la festa del pane. Sarà presente Pippo Franco, testimonial dell'associazione ANAS, l'associazione di promozione sociale, che ha aperto e chiuderà gli eventi qua a Platì, e quindi nel contempo e con l'occasione lanceremo l'idea di costituire un consorzio, o quantomeno all'inizio di andare a creare un marchio d'eco che possa identificare ed anche tutelare l'immagine del pane di Platì, che possa poi essere veramente un volano per lo sviluppo economico di questa nostra comunità. Con Rosario Sergi ci conosciamo dai tempi dell'università che frequentiamo assieme, e posso dire senza sbilanciarmi che effettivamente qui a Platì hanno individuato, ecco, un sindaco serio, una persona seria, perché chi vi parla lo conosce anche personalmente, e soprattutto con la tenacia e la volontà forte che lo caratterizza, riuscirà a raggiungere, diciamo, i risultati programmati. Quindi non posso far altro, Rosario, che augurarti anche a nome dell'emittente i migliori auguri per cercare, insomma, far conoscere sempre di più Platì per le positività, perché questi territori, i nostri territori, la Locride, ma anche in maniera questo che si affaccia sull'Aspromonte, insomma, che ha sicuramente tantissimi problemi da risolvere, però necessita di una comunicazione anche positiva, e noi nel nostro piccolo stiamo cercando anche di darvi una mano d'aiuto. Certo, e a proposito di positività, quest'anno verrà celebrata la quinta edizione del premio Platì Positiva, sempre il 28 di agosto, e andremo a premiare delle persone che hanno veramente dato un contributo al riscatto sociale ed economico della nostra comunità. Grazie al primo cittadino di Platì, Rosario Sergi, grazie anche al vice sindaco Pasquale Zappia. Noi andiamo ora da Pino Carella, che si trova all'interno di una mostra fotografica che è stata allestita proprio qua a qualche decina di metri dalla chiesa principale del paese. A te la linea, Pino Carella. Via.
Eccoci, siamo collegati nel salone famigerato, salone l'unico di Platini, dove in qualche modo si riesce a fare un po' di aggregazione, perché c'è il punto in qualche modo di raccolta. Qui abbiamo incontrato Francesco Violi, che è il presidente di questo sodalizio che si chiama Santa Associazione Etnoculturale Santa Polinara. È l'associazione che insieme a Belong to Platini, di cui qui abbiamo l'altro presidente Francesco Giuseppe Romeo, ha ideato questa mostra. Perché Santa Polinara? Spieghiamolo. Santa Polinara, allora, c'entra anche con quelli che sono gli scopi per cui è nata l'associazione etnoculturale. Santa Polinara, da quello che si racconta, è la parte antica dove è nata Platì. Parliamo di 14-15 secolo e si dice ci fosse un monastero dei monaci basiliani dedicato appunto a Santa Polinare, che è un santo bizantino. Quindi diciamo che Platì rientrava in quei territori che definivano la Calabria Santa, proprio per via dell'afflusso dei monaci eremiti. Ci sono diverse testimonianze a Pietracappa e nei dintorni, ecco. È lì che bisogna guardare. Sì. E quindi l'associazione etnoculturale Santa Polinara insieme a Belong to Platì, questa ha più finalità turistico-promozionali, ecco. E si sono messi insieme perché accomunate dall'interesse, dalla passione di non perdere quelle che sono le memorie di un tempo, i ricordi di un tempo. Memoria storica che rivive in qualche modo in tutti i modi, credo, in questa mostra fotografica davvero affascinante. Assolutamente sì, e l'abbiamo chiamata Platì Volti di un tempo perché sono gli sguardi di queste persone raffigurate che raccontano e trasmettono, dovrebbero trasmettere certe cose. Teniamo conto che almeno, non dico il 90, ma l'80% delle persone raffigurate in queste foto che vanno dagli inizi del Novecento fino agli anni 70, sono persone emigrate. Quindi i giovani di adesso probabilmente non riconoscono nessuno, però l'intento è proprio quello di far sì che certe storie che queste foto possono raccontare non vengano perse, ecco. Senta, come avete avuto queste foto? Io immagino che siano state le stesse famiglie a fornirvele, anche perché sono dei quadri meravigliosi, spaccati di vita, che raccontano non solo la vita quotidiana, la vita del lavoro, messa in posa, qualche festa. Raccontano la vita di Platì. Si va dal contadino all'artigiano al signor, a quello che poteva essere il signorotto dell'epoca. Siamo partiti dalle famiglie che un tempo erano le più facoltose, o meglio della borghesia di Platì, come le famiglie Fera, le famiglie Furore, Galatti, Zappia, fino ad approdare, grazie ai social e quindi ai mezzi di comunicazione di adesso, Facebook, Instagram, eccetera, eccetera, a tutti gli emigranti che sono sparsi per il mondo. L'emigrazione a Platì è cominciata alla fine dell'Ottocento. Cioè, ve le hanno mandate dall'estero le foto? Ce le hanno mandate, quindi l'associazione etnoculturale Santa Polinara e l'associazione Belong to Platì ha avviato un lavoro di recupero con tutti gli emigranti che oggi troviamo nel mondo di internet, America del Nord, America del Sud, in particolare Argentina, e Stati Uniti, scusate, Australia, in particolare Griffith, che quest'anno compie 100 anni, e fra i fondatori c'è gente di Platì, che in questa mostra abbiamo raffigurato. È fondamentale che questo discorso parta dai giovani, sindaco. È fondamentale ed è sicuramente l'unico modo per poter credere che questa nostra comunità si possa veramente risollevare ed essere vista per così, per com'è. Una comunità viva, una comunità giovane, una comunità che propone anche cose nuove, cose innovative. Cioè avere diciamo, la professionalità con la quale le due associazioni hanno costruito questa mostra, credo che per noi oggi rappresenta veramente un vanto e può essere anche un modello da seguire per tutti i nostri, la Locride, per tutta la Calabria, anche perché riscoprire quello che è stato il passato rappresenta veramente un trampolino di lancio per proiettarsi verso un futuro migliore per tutti. Svolgete un'attività molto intensa, ho visto che avete ospitato Gangemi qui. Sì, diciamo che l'intento è far sì che rinasca, dico rinasca perché è qualcosa che già c'era, una certa presenza culturale a Platì. Non dimentichiamo che Platì ha dato i natali a personaggi come la prima notaio donna d'Italia, Graziella Fera,
nata a Platì. Ho altri personaggi come un Caruso, di cui adesso non ricordo il nome, che è entrato a far parte del team dei George Bush Senior. Quindi persone che fuori di Platì, ahimè fuori di Platì, si sono distinte. Perciò questo accade non solo per Platì. Accade un po' ovunque, ecco. Quindi l'obiettivo è proprio questo, rispolverare certi valori culturali. Ieri abbiamo avuto tre personaggi di rilievo: lo scrittore Mimmo Gangemi, il poeta e cantautore Gianni Favasuli e l'antropologo Ettore Castagna, antropologo ed etnomusicologo. Abbiamo parlato del volume di Mimmo Gangemi, La signora di Ellis Island, proprio perché non potevamo non parlare di emigrazione. Ellis Island era il luogo dove i nostri antenati arrivavano quando emigravano negli Stati Uniti. Abbiamo ricordato per l'occasione la vicenda dell'Andrea Doria. 25 luglio 1956, l'Andrea Doria in quella notte si è scontrata col mercantile svedese Stockholm, colpendo la cabina dove risiedeva una famiglia di Platì. Quindi diciamo che l'emigrazione fa parte della storia di Platì. Ogni famiglia di Platì ha qualcosa da raccontare sull'emigrazione, perché ogni famiglia ha un parente che è emigrato. E questa mostra mira a raccontare anche questo, ecco. Diciamo gran parte anche dei paesi della Locri, che non solo, hanno subito la piaga, chiamiamola così, dell'emigrazione. Romeo, ti invito a stare qua, perché con te volevo parlare delle foto. Andiamo a raccontare qualche foto, perché vedo ci sono... Ecco, per esempio, questa da dove arriva? Questa è una foto dell'Adelaide. Sì, sì. E questi ce l'hanno mandato tutte le persone, i parenti. La sua famiglia ci ha mandato le foto tramite il sito di Belong to Platì. Ecco la foto. E grazie a tutti questi, diciamo, gente di Platì che è fuori e ci manda queste foto, siamo riusciti a fare questa mostra fotografica. Prego, prego. Che fondamentale è il lavoro che oggi proviamo a fare sui social. Adesso tutti possono avere un tablet, uno smartphone, quindi c'è la possibilità, cercandoci su Facebook, digitando sui motori di ricerca, su Instagram, Twitter, le due associazioni. Quindi questo lavoro noi non possiamo farlo se non con il contributo di tutti. Quanti siete in associazione? Al momento siamo una decina di ragazzi. Teniamo conto che si può fare di meglio, visto che Platì è il paese col più alto tasso di natività in tutta Europa. Quindi... La prossima domanda che io volevo fare al sindaco, visto che qui, io ho visto nulla di bambini ieri, dietro ai giganti, come da festeggiare con loro, è raro vederli negli altri paesi. Diciamo, questa è la nostra forza, i bambini Platì sono la nostra forza. Ieri sera c'è stato il saggio di danza dove c'erano 60 bambini. E hanno veramente... Su quanti abitanti, sindaco? Allora, gli abitanti di Platì Centro sono circa 2600. Consideriamo che c'è anche una presenza anche esterna. Quindi consideriamo che su 2200 persone effettivamente sono presenti qua a Platì. C'erano presenti 60 bambini. Quindi questo è veramente per noi una cosa molto importante. Le nostre politiche saranno a sostegno della famiglia anche e soprattutto numerose. Perché Platì è uno dei pochi paesi... diciamo dell'Interland, diciamo aspromontana, che non è a rischio spopolamento, anzi di anno in anno assistiamo ad un aumento demografico della popolazione. Più alta d'Italia l'attività? Ma anche d'Europa. Il rapporto fra popolazione e nascita è uno dei più alti, questa percentuale è più alta d'Europa. Quindi questa è una cosa molto importante, vuol dire che Platì è viva e Platì va avanti. Allora, parlando di bimbi e di futuro, la linea può tornare alla regia e andiamo a fare ancora un giro per Platì e il suo Interland nelle aziende che abbiamo incontrato. A voi regia. Grazie. Andiamo alla panetteria Bontà e Tradizioni. Siamo nell'Interland di Platì e andiamo a vedere cosa produce e come viene prodotto questo pane. Ecco il grande forno che contiene tanto davvero, soprattutto è forno a legna, come si panificava un tempo, forno che riesce a custodire la fragranza del pane e poi anche quello tostato che vedete in questo momento. L'arte del pane
produzione con forno a legna, pane casereccio di Platì, biscotti caserecci, frise caserecce, frise integrali, granetti integrali, grissini, friselle di grano duro, ciambelle, ciambelline savoiardi, insomma di tutto, anche il dolce come le sussumelle, poi le gute del periodo pasquale e così come i panettoni nel periodo natalizio. Le spedizioni avvengono in tutta Italia, pensate un po', sede centrale a Contrada Bosco in quel di Platì, ma punti vendita dove voi potete apprezzare e gustare, oltre a Bovolino qui ad Ardore, così come anche a Siderno. Sant'Angelo risponde din don da. Domenica è sempre domenica. Adesso l'olio, l'altro oro di Calabria. Olio extravergine d'oliva del frantoio Perre. Pensate, un'azienda storica, l'azienda è nata nel 1964 proprio dal capofamiglia e oggi custodita e gestita dai figli. Ha i propri terreni all'interno del parco dell'Aspromonte, dove a fare da padrone è proprio il territorio, identificativo e raro. Territorio, un termine, ma ancor di più una filosofia, tanto cara ai francesi che prima di tutti hanno percepito l'importanza. Territorio dal quale chi è lontano difficilmente riesce a staccarsi emozionalmente ed è per questo che lo ricerca. E tutto quello che lo potrebbe identificare, cioè l'uliveto da padrone. Stiamo vedendo la filiera dell'olio extravergine d'oliva, olio assolutamente di una qualità straordinaria. Ecco l'imbottigliamento che avviene in maniera decisamente efficace, poi questa etichettatura che dà un tocco anche di eleganza a un prodotto italiano, tutto italiano al 100%, io oserei dire solo calabrese, perché solo noi possiamo offrire un prodotto di questa altissima qualità, prodotto che trovate anche nei supermercati, ma è tanto anche quello che viene esportato, viene portato all'estero, perché è un prodotto ricercato. L'olio extravergine d'oliva del frantoio Perre dal 1964 rappresenta il fiore all'occhiello di Platì, o in questo caso Cirella di Platì, la frazione dove appunto viene direttamente prodotto e imbottigliato a chilometro zero, anche questo direttamente dall'oliveto arriva nel frantoio dove viene appunto la molinazione e poi l'imbottigliamento a due passi da lì, in quelle cisterne che avete visto prima. Olio extravergine d'oliva del frantoio Perre nella frazione Cirella di Platì, olio dal 1964. L'angelo risponde din don da. Domenica è sempre domenica. L'aria di festa si coglie a Platì con tanto di giganti, di bimbi a seguito. Andiamo a un panificio antica tradizione di Capogreco e Zappia. È in via 24 maggio il loro punto vendita, ma il pane viene prodotto ancora a Platì, frazione Senoli. Ecco, all'interno di questo punto vendita dove trovate pane per tutti i gusti davvero e tutte le loro trasformazioni, la lunga filiera del pane raggiunge ogni giorno Bovolino e non solo pane, vedete anche altri alimenti che vengono prodotti in maniera magistrale da questo panificio. È un'antica tradizione di panetteria e forno a legna appunto di Capogreco e Zappia, via 24 maggio a Bovolino. Ecco il punto vendita di Bovolino. Cinque minuti e mezzogiorno, siamo praticamente nei titoli di coda, ma prima vi offriamo come ogni settimana la rassegna stampa. La facciamo con chi? Con il vice sindaco. Pasquale Zappia. Sei vice sindaco di questo comune? Sì, vice sindaco del Platì. Allora facciamo una cosa, dobbiamo fare un'operazione un po' particolare, ci dobbiamo girare di spalle perché ci devono inquadrare il giornale. Mettiamo il foro di telecamera così? No, così non lo vede. Allora, ecco qua, così. Andiamo a leggere. A destra. Così? Allora, San Ferdinando, Canalone dei Veleni, l'azienda dopo i sequestri replica. Praticamente la COPMAR, siamo estranei alla dichiarazione che ha fatto l'azienda dopo che è stato scoperto il fatto dei reflui che erano scaricati nel canalone. Si difende ovviamente l'azienda. Titolo grande. Aeroporto si tenta un nuovo decollo.
La Regione lavora a un percorso, un nuovo percorso, anche legislativo, per salvataggio della società di gestione del Tito Minniti. L'aeroporto di Reggio Calabria, ribadita la volontà di procedere alla ricapitalizzazione, Dio che parola difficile, e a rilevare le quote minoritarie. Andiamo al sette bello di bronzo. Lo sport. A Rio 2016, alle Olimpiadi, gli azzurri sognano una grande chiusura. Sette bello di bronzo, Ital Volley punta all'oro. Ecco, la grande chiusura ovviamente, se la pallavolo riuscirà a battere il Brasile oggi alle 18.30 ora italiana. Incessanti? I bombardamenti su Aleppo. Le immagini hanno fatto il giro del mondo, il bimbo estratto dalle macerie in Siria. La Serie A di calcio. Vediamo che oggi il Crotone è storica domenica perché è la prima volta va in Serie A. E intanto Higuain fa subito felice la Juventus perché è riuscito a battere la Fiorentina grazie al gol del Pipita. E allora Reggio? Due cosche di 'ndrangheta dietro gli affari di gambling. E ancora? A Scilla, perdite idriche sulla strada provinciale per Melia. A Rosarno, promozione sospette al consorzio di bonifica. E a Siderno il comune commissiona il nuovo piano spiaggia. Allora, già commissionato il piano spiaggia, andiamo alle ultime pagine adesso, che c'è la provincia di Reggio Calabria direttamente sulla Locride, sono proprio le ultime due. No, c'era già vice sindaco, guardi, è questa qua la pagina, sono un pochino più abituato io perché insomma le sfoglio tutte le mattine. E allora andiamo a Bovalino. A Bovalino sono arrivati i viceprefetti Caccomo e Pastorelli con Poletti, funzionario. Si è insediata in municipio la nuova terna commissariale. Speriamo riesca a ripulire un po' il paese perché era davvero qualche giorno fa in condizioni pietose quando noi abbiamo visitato. Ancora a Bovalino, depurazione? Depurazione forse ora si volta pagina. Speriamo bene, andiamo qui. No, andiamo all'altra pagina, no, direttamente a Cavolonia. Guarda, c'è Cavolonia, ecco la storia. La storia di Stignano passa da Villa Caristo. Villa Caristo, gustando il borgo, invece finisce in polemica Gioiosa Ionica per il budget ridotto che ha elargito il comune, poi circolo formato, anche in appello, niente associazione ai fini di spaccio. Andiamo all'ultima pagina di Gazzetta, nuovo piano spiaggia per Siderno, la spesa prevista dal comune si aggirerebbe attorno ai 20.000 euro. A Cavolonia invece un'auto finisce nella scarpata, ferite 5 donne, tutti, qualcuno in maniera grave a dire il vero. Notizia che dà oggi Armando Scuteri. Il Festival Jazz a Roccella, un omaggio in musica di Sing Song per Sisigno Zito. Ancora invece a Siderno, donazione a due istituti scolastici, pure i defibrillatori tra libri e banchi, e iniziativa di solidarietà avvenuta appunto a Siderno. Per chiudere, Gerace non dimentica Spilinga ad un anno dalla prematura scomparsa. Un'occhiata alla carta del tempo che ci consegna cielo sereno. A mare ci va, vice sindaco? Più tardi. Si giri un po' così possiamo salutare. Ok, grazie per la bella giornata trascorsa assieme e buona domenica a tutti. E saluti. Ciao. Allora, adesso si avvicina anche Antonio, dobbiamo chiudere Antonio, è ora. Sì, prima di chiudere però mi avvicino al sindaco Rosario Sergi per vedere un attimino il quadro delle manifestazioni che da qui sino alla fine di agosto si terranno in questa località che ci ospita questa domenica, con Domenica in Piazza. Allora, sindaco Rosario, partiamo intanto dalla giornata di oggi, giornata di festa come dicevamo, e poi ci sarà insomma lo spettacolo musicale, i giochi pirotecnici, Onda Calabra, al termine poi il ballo del cavalluccio, per concludere poi con la partecipazione straordinaria di Pippo Franco con la festa del pane, un convegno sulla legalità, la promozione dell'Adeco e il premio Platì Positiva. Tra l'altro, come vediamo da questo elenco, e invito anche il nostro cameraman a riprenderlo, è stata diciamo una stagione, un mese d'agosto abbastanza intenso. No, veramente un'estate molto, molto piena a Platì, grazie alla collaborazione della Proloco Platì Insieme, del Comitato Festa, dell'ANAS, l'Associazione Nazionale di Promozione Sociale, dell'Associazione Etnoculturale Santa Polinara, Belong to Platì, il Centro Irrigativo Mimmo Pipicella e anche l'Associazione Nazionale Donatori di Sangue per Talassemici. Quindi è stato veramente un mese molto, molto pieno
e mi fa molto piacere della sinergica collaborazione che si è riuscita a innescare appunto quest'anno, e mi auguro che questo possa proseguire. Non a caso noi dopo le festività anche della festa di San Rocco ci faremo promotori di una consulta delle associazioni per programmare l'estate 2017, quindi cercare di programmare in anticipo quello che si vuole fare a Platì attraverso tutte le associazioni, affinché la programmazione sia la linea guida anche per la nostra attività amministrativa. Allora, dopo questa ondata di sole, possiamo dire, che ha colpito Platì, ma anche noi di Telemia, che siamo stati qui con grande piacere per la verità, insieme al collega Pino Carella abbiamo scoperto tante realtà operative che operano appunto su un territorio abbastanza frastagliato, perché ci sono diverse contrade anche logisticamente lontane, però insomma poi tutte unite sotto la casa madre che è rappresentata dal comune di Platì. E sono belle realtà queste, Pino, da conoscere sicuramente. Sì, io a dire il vero un giro l'avevo già fatto qualche tempo fa, anche in giorni drammatici come il giorno dell'alluvione, c'eravamo stati noi con la nostra truppa, ma anche quando Monsignor Oliva si era recato in quei giorni a Senoli, dove c'era la carenza d'acqua che purtroppo ancora permane in parte. Mi diceva il sindaco che state forse riuscirete a risolvere il problema con il nuovo acquedotto. Mi pare di poter chiudere, abbiamo terminato qui da Platì. Grazie per averci seguito dal paese Aspromontano, vi auguriamo la buona domenica, a domenica prossima, e saremo in un paese altrettanto interessante. Ti farò ballare, ci credi? Non hai detto nulla allora, sicuramente? Un ballo votivo? Vediamo. Andiamo a San Rocco, buona giornata e buona domenica. È sempre domenica, si sveglia la città con le campane.